Ecco, segnato così, diciamo che può andare bene così, perché quando è schiacciato, vediamo ancora. Segnato e segnato. Il prossimo passo è tirare giù il carter e fissarlo. Invece io lo tengo così. Ci sono, va bene, cominciamo a fare i primi due fuori. Hanno dato il foro passante, intanto il bulone è basso e non tocca il tamburo, perché qui dopo ci sono i passaggi del tamburo. Questo qui c'ha il filetto. Questo qui è filettato, quindi adesso ne avvito uno, lo metto in posizione. Dunque, questi li ho fissati, li ho provato così, i dadi non toccano. Lo devo fissare, questo non arriva a bobinare, per cui devo fare un'altra cosa. A questo punto vi faccio il segno con la punta del 4 da qua. Stessa cosa di qua, con la differenza che questo non è passante qui, ma è più corto. Quindi adesso lo porto conto come se fosse avvitato, poi calcolo quant'è più lunga la vite e la taglio. Adesso le taglio tutte e quattro le vite. Me le metto lì nel banco con la morsa. Mostro come faccio per capire quanto tagliarlo. Taglio il calibro qui e vado contro così, tac. Ok, 48 mm, 49, questo qui in più 49, questo è un po' meno, quindi lo misuriamo dopo. Taglio i primi due a 49, che sono quelli due sotto, e quelli due lì dopo. Sono pronte, gli do una sforcata, portite qui all'interno del filetto, che praticamente li blocco i filetti in questo modo almeno. Le due più lunghe vanno davanti e le due più corte vanno dietro. Adesso posso arrivare in fondo con tutte. Il componente qua l'ho comprato su un noto sito cinese, spedito a casa, ho pagato 5 euro, poco più di 5 euro. Allora adesso io voglio domandarvi, sembra normale che un produttore non lo installa già come accessorio di sicurezza? Ho pagato io 5 euro spedito, quanto può pagare un grossista, un produttore di una macchina del genere, se gli compra? Ce ne sono diversi tipi, ho scelto questo, ho contato così, poi vi faccio capire NO, NC, nuovamente chiuso, nuovamente aperto. Quindi sono fissati,
hanno il filetto sporcato di patite, quindi quel componente qua si incolla. Qua sto vedendo anche la mia cosa. Adesso io rimonto questo perché devo rimontare quella parte lì, il coperchio, vedete. Allora, intanto abbiamo constatato che i dadi qua nel rullo passano benissimo e non toccano. Di questo metto su almeno un paio stretti, due tre stretti, non tutti, tanto poi magari devo tirarlo giù ancora per fare la prova dell'altro. Vedete qua, andiamo su qua 13, li fissiamo qui. Ho optato per un'altra cosa, avevo delle viti autoperforanti, adesso sono sicuro che sono più lunghe, su questo non ho dubbi, ma non fa niente, anche perché non fa niente, le metto ugualmente così e poi le taglio da dentro. Allora, adesso per non tagliare i fili, interrompere, fare, ho messo il rubacorrente, ne mettiamo uno qua con questo, così, aspetta perché si incrocia con questo e non mi piace. Dunque, andiamo dietro di qua. Questo è passante, non apro via perché qui è aperto e sono quei rubacorrente che non vanno spellati. Ok. Bon. Qua si chiude così e resta fatto. L'altro anche. La fascetta, mettiamoli assieme. Praticamente ho fatto un parallelo con quello, poi ve lo spiego comunque, un parallelo con questo qua. Chi interviene prima dei due porta a massa il contatto, perché il blu e il marrone sono quelli che entrano qua nell'emergenza. Quindi ho fatto la stessa cosa facendo il parallelo e andando dentro nell'altro interruttore di là, che adesso ne andiamo ad agganciare qui. Però vi spiego già, questo qui lo danno in questa posizione, vedete che qui c'è la linea continua, quindi normalmente è chiuso, quando è a riposo è chiuso il contatto, infatti da qui lo vediamo, quando si schiaccia si stacca, quindi staccato va bene. Nel momento in cui noi apriamo, questo fa così, porta massa al contatto e si spegne, quindi dobbiamo usare il contatto 1-2 che è normalmente chiuso. Poi devo dirvi che è robusto l'interruttore, tirato forte i contatti qua, vedo che non fa mica tanti versi, è proprio un bel componente, devo dire la verità. 5 euro guardato, spedito 5,88 euro. Vedete se aveva senso secondo voi lasciare in sospeso una cosa del genere per 5,88 euro. Assurdo. Spedito a me, e ne ho comprato uno. Capitolando, quando lavora questo è schiacciato e apre quel contatto, perché così normalmente chiuso è dato come quando è a riposo, con la linea continua lo capiamo, c'ha tutti e due i contatti, se ci serve aperto o chiuso lo possiamo invertire i contatti, però
oppure sull'altro contatto usare un allarme o qualcos'altro. Però quando questo è in funzione, si sta schiacciato e quindi i contatti sono aperti. Quando apriamo il serbatoio, questo fa così, chiude il contatto e va a massa, porta a massa l'impianto. Adesso fascetto questo filo qua e poi facciamo la prova. Lo mettiamo proprio in moto e lo proviamo. Eccolo, così è finito ed è in condizione di funzionare. Adesso facciamo la prova, vedete? Adesso facciamo la prova, svito col dadino lì al volo. Qui abbiamo provato già l'emergenza, funziona ancora. On-off standard di motore, quello che danno già loro, funziona. Adesso non facciamo nient'altro che metterci qua. Vi metto qui la fotocamera così e proviamo il contatto, vediamo se funziona. Adesso che è acceso è pericolosissimo. Ovvio non è che blocca il tamburo. Non blocca il tamburo istantaneamente, non c'è un freno sul tamburo. Però se io vado via così, con il motore aperto, sto trafficando, do un colpo al volano e questo va in moto perché non avevo inserito le sicurezze. Avere solo questo tasto di emergenza non è sufficiente per tenere, per avere. Adesso se io voglio trafficare qua, anche se questo è su on, questo è su on, così questo motore non può partire, ovvio ti giro tamburo, quello lo so anch'io, però è un conto che è motorizzato. Io lo chiudo, mettiamo un doglio di sicurezza che non serve perché ho visto che vibrazione ne ha poca lì, per fortuna. Così invece adesso perché è molto freddo il motore. Conclusione, funziona, abbiamo visto che comunque l'inerzia del motore rimane, quindi il tamburo diventa pericoloso in ogni caso se lo aprite quando il motore è acceso, però per quel tanto così allora vale niente neanche l'emergenza perché fa la stessa cosa, giusto? Quindi il concetto è, in questa posizione non deve proprio partire, se io ho sbloccato questo e ho sbloccato questo, in ogni caso finché non schiaccio questo il motore non può andare in moto. Questo era il mio obiettivo, sapevo già che per l'inerzia il rullo andava avanti a girare ancora un tot, specialmente se lo aprite con il motore acceso. Per cui quello lì è lo stesso problema che ci avrei di qua e anche di qua, non cambia niente. Io non volevo che si accendesse mentre ho il tamburo aperto, perché sei qui che muovi questa per fare le lame, dai un colpo per sbaglio all'albero motore, questo difficilmente parte per così poco, penso che se dovesse partire ti frega le dita. Con questo è tutto, io vi saluto con due ruba corrente, un pezzettino di cavo e 5,88 € spedite di componente, vi lascio immaginare cosa poteva costare a un'azienda come questa un intervento del genere. Ho modificato il mio cippatore, l'ho reso ancora più sicuro di quello che era. Queste sono incollate, queste sono tutte incollate con la Loctite. Per questo è tutto, vi saluto, alla prossima, ciao.